Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi di Stampa Evangelo. Siamo arrivati a giovedì 18 maggio del 2017. Oggi una puntata che chiameremo puntata speciale dedicata alla promozione di un evento a cui siamo molto legati, che è la Marcia per la Vita che si terrà sabato. Quindi parleremo oggi molto diffusamente di questa iniziativa. Fatemi salutare però subito Nicola Pasqualato, impegnato a Treviso, Flaminia Longobardi, la mia cara amica di Roma, Carla Stefanini, Angelica Bosio, Massimiliano Esposito, candidato a Goito per il Popolo della Famiglia, c'è Andrea Fratini, c'è Angelo Bottone che ci saluta da Dublino. Saluto Rossana Manfron, Barbara Putignani che oggi si segnala che la notifica è arrivata puntuale. Bene, saluto Maria Verita Boddi, la nostra bellissima capolista a Padova del Popolo della Famiglia, così come da Padova arriva Mary Rossi. Saluto Marco Pennetti del Popolo della Famiglia dell'Umbria, Marcello Baldini che è uno dei nostri eletti, eletto al Consiglio Municipale di Ravenna. Saluto Melania Simoni, Don Massimo Lapponi che ci scrive dallo Sri Lanka. Ricordo le sue 9 puntate per una teologia rinnovata pubblicate sul quotidiano La Croce in questi ultimi numeri davvero straordinarie. Saluto Paolo Pasanisi Zingarello, appena tornato da Fatima, Carla Stefanini, c'è Mauro Turrini, il capolista a Riolo Terme, dove candidiamo sindaco. Mirko De Carli, c'è il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo, c'è Lorenzo Casi, c'è Silvia Lodà, colonna del Popolo della Famiglia di Roma, c'è il candidato sindaco di Monza, Manuela Ponti, la nostra coraggiosa Manuela Ponti, c'è Nicola Ocello che lavora davanti ai cancelli della RAI, c'è Don Francesco Morcavallo, ci sono Silvia Suardi e il marito, c'è Gennaro Rossi, c'è Ninnarello. Che dice: sei contento oggi? Sono contento, sì, per questa prima vittoria del triplete, anzi diciamo della ESA Campeon, perché la Juve gioca nel 2017 per Coppa Campioni, Scudetto, Coppa Italia già vinta, Supercoppa Italiana che verrà giocata, Supercoppa Europea si giocherà l'8 agosto e Mondiale per club se vinciamo la Champions che si giocherà a dicembre. 6 titoli vorrei nel 2017, chiedo troppo? Saluto a Don Francesco Colamonaco, saluto Giovanni Pecora, Alessandra Mondelli del Popolo della Famiglia di Borgo Manero, Francesca Patuzzi che è candidata a Verona, all'ultimo posto, proprio da umile nella lista guidata dal candidato sindaco Filippo Grigolini, c'è Antonella Bagno che è candidata invece a Savigliano al numero 3 della lista, saluto Cinzia Gioia. Saluto, già detto, credo Giovanni Pecora, è arrivato anche Marco Rapetti Arrigoni. Come sempre, fatemi dire, insomma, come dice Massimiliano Esposito, i soliti 4 gatti. Fatemi dire che voglio ringraziare questo straordinario successo del Popolo della Famiglia TV e devo dire anche di Stampa Evangelo. Mentre saluto Susi Esti, Romana Cordova, Irene Stagliano, Sandra Fei che ci sta seguendo da Medjugorje. Ieri ho avuto delle parole dure contro il Presidente del Consiglio per i suoi insulti contro le persone che vanno a Medjugorje, e l'ho voluto fare in maniera molto netta. C'è Giuseppe Miceli, c'è Flavio Rozza, la colonna della nostra lista a Crema, dove sarò presente, se non sbaglio, il 24 di maggio. Saluto Elisabetta Maraccini, Luca Molinaro, Roberto Bruno, Carlo Busso, Susan Demez, Anna Russo. Allora fatemi dire che ripeto, il successo del Popolo della Famiglia TV è straordinario. Addirittura abbiamo oltre 5.000 persone di media su Stampa Evangelo. Di media, abbiamo fatto punte la scorsa settimana di 10.000 persone su una singola puntata di Stampa Evangelo. Intanto arriva Andrew Clements dall'Australia, Marco Fasulo dalla Basilicata, Nicoletta Mantovanelli, Stefano Sigali dalla Toscana, Corrado Salonia candidato del PDF ad Avola, Laura Quarta da Ravenna, Filippo
Fabio Cesari, Luca Molinaro, Gerardo Astore, insomma siamo davvero tantissimi. Fatemi ringraziare questo popolo, perché davvero è un popolo, se ci si ritrova fra più di 5.000 e addirittura 10.000 persone a ogni puntata di Stampa Evangelo, vuol dire che davvero qualcosa, insomma, stiamo muovendo, o comunque riusciamo a dire qualcosa che interessa a molte persone. C'è Jacopo Pioli che scrive dalla Cina, c'è Totò Contreri da Agrigento, c'è Giovanni Fiori, c'è Luisa, c'è Gerardo Astore. Vi chiedo a tutti un mi piace, un condividi, perché adesso andiamo a leggere la buona notizia del giorno, il Vangelo sempre bellissimo. C'è Roberto Mura, un'altra persona a cui sono molto legato, che scrive davvero con grande intelligenza. Julius Garibaldi chiede di venire in Sardegna a trovarvi. C'è Gian Pietro Bonfanti del PDF di Monza, belli attivi, benissimo, visto che siamo in campagna elettorale a Monza. E devo dire che Emanuela Ponti ha fatto una gran bella figura martedì nel confronto faccia a faccia con gli altri candidati. Ecco, è arrivato anche Mirko De Carli, candidato sindaco a Riolo. C'è Luigi Cazzola, c'è Eugenia Giovinazzi. Andiamo a leggere il Vangelo di oggi, il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, siamo nei versetti dal 9 all'11, una pagina breve. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore, se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. È parola del Signore. Questa frase io la trovo veramente importante. Perché la vostra gioia sia piena. Noi tutti viviamo dei momenti di insoddisfazione, di frustrazione e momenti di gratificazione. Ma il concetto di gioia piena, di riposo reale nel cuore di Dio, non è qualcosa che davvero riempie la nostra esistenza, la nostra giornata, fa comprendere quanto sia sensata la nostra ricerca di un approdo per non essere sempre solo navicella in tempesta. Questo è ciò che io intendo quando dico testimonianza della verità. L'incontro con Cristo è l'incontro con la gioia piena. È un percorso che rimane estremamente esigente, terribilmente esigente, che mostra il nostro limite. È come l'incontro con la conoscenza, quando si comincia a studiare. Appena cominci a studiare, l'impressione che hai è che sai di non sapere. Questo è l'ignorante. Non vive questo come problema. Colui che comincia a studiare, appena comincia a studiare, comincia a evidenziare il proprio limite. Quando c'è l'incontro con Cristo, c'è questo elemento, diventa evidentissima la nostra insufficienza da esseri finiti e mortali, ma sentiamo anche nell'accompagnarci a Lui la gioia come piena. Questo è elemento, a mio avviso, che va consegnata alla riflessione di tutti, anche dei tanti laici o atei o agnostici che in questo momento seguono Stampa Evangelo, perché la fortuna di Stampa Evangelo è di essere seguita anche da molti che non credono, ma continua a chiamarsi Stampa Evangelo. E allora, per passare alla stampa, diciamo così, oggi con piacere ho potuto notare che la più importante manifestazione dei prossimi giorni, che sarà, lo dico subito, sabato alle 15, la marcia per la vita, non è solo in prima pagina sulla croce. Insomma, ormai è diventato un po' un leitmotiv, pure un po' fastidioso. Saluto intanto Don Salvatore Vitiello, che ci ricorda che oggi è il compleanno di San Giovanni Paolo II. A lui affidiamo la nostra titanica opera di difesa dell'uomo e della vita. Che bello, davvero, poterci affidare a una compagnia così salda, grazie a Don Salvatore Vitiello. Sono anche
È anche il giorno del compleanno di Danilo Leonardi, ce lo ricorda Giuseppe Brienza. È il giorno in cui Corrado Salonia ci ricorda che ad Avola c'è la presentazione fissata per domenica dei candidati del Popolo della Famiglia. Stefano Tommaso mi fa una domanda strana: chi è il tuo papa preferito di tutti i tempi? È una risposta che richiederebbe 10 puntate di Stampa Evangelo, perché evidentemente mi verrebbe da rispondere Pietro, ovviamente. Poi ho una particolare propensione per Giulio II, che è un papa cinquecentesco a cui dobbiamo moltissimo della permanenza nella memoria e nella forza di una chiesa che non era una chiesa, diciamo così, che decideva di subire, anche avendo pressioni fortissime. Insomma, dovremmo aprire una pagina di storia che vi eviterò, diciamo, non faccio il laureato in storia in questa situazione, però diciamo Pietro e Giulio II e ovviamente San Giovanni Paolo II, che essendo il Papa che viene ad accarezzarmi da bambino quando facevo il chierichetto, ero chierichetto a testaccio, e voi pensate, la prima parrocchia che visita San Giovanni Paolo II a Roma, è proprio Santa Maria Liberatrice a testaccio nel gennaio del 1979. Ed ero lì, insomma, era stato eletto Papa da poche settimane, ad ottobre del 78, e poiché doveva esserci Papa Giovanni Paolo I che doveva venire a visitare Santa Maria Liberatrice, la prima parrocchia che venne a visitare San Giovanni Paolo II fu la parrocchia di Santa Maria Liberatrice a Testaccio, dove io ero un piccolo chierichetto di 7 anni che viene incontrato, incrociato dal Papa e accarezzato sulle scale che davano alla sagrestia. C'è anche una foto da qualche parte di questo momento, che ovviamente è un momento per me fondante. Dico sempre che il 78 è l'anno decisivo della mia esistenza, perché unisce la scoperta della tragedia della politica con la morte di Aldo Moro. L'ho scritto in un libro che ricordo perfettamente. Il giorno del rapimento di Moro, rivolgermi a mia madre e chiedere: ma perché lo hanno rapito? E cercare di capire quali fossero le ragioni che portavano a una violenza così netta, la strage di Via Fani. Ebbene, quell'anno lì, il 78, la tragedia di Moro, il rapimento a marzo, l'uccisione a maggio, la morte di Paolo VI immediatamente successiva, dopo l'appello agli uomini delle Brigate Rosse, che mi colpì moltissimo. Io seguivo appunto da bambino l'evoluzione di quella vicenda. Poi l'elezione di Giovanni Paolo I, noi andammo all'incoronazione in piazza San Pietro di San Giovanni Paolo I, di Giovanni Paolo I come famiglia. Mi ricordo bene questo momento familiare. Poi la morte di Giovanni Paolo I, una grande commozione anche di mia madre per quel giorno in cui Giovanni Paolo I morì, e poi la straordinaria vicenda della elezione di San Giovanni Paolo II e di questo Papa che non parla italiano, se sbaglio mi correggerete, non avere paura, non abbiate paura, insomma, veramente la stagione straordinaria. E quel 1978 segnò davvero la mia formazione. Da bambino avevo poco più di 6 anni, il mio immaginario si è fortemente formato in quel 1978, e poi nel gennaio 1979 l'incontro con San Giovanni Paolo II nella sua prima parrocchia visitata da Vescovo di Roma, Santa Maria Liberatrice al Testaccio, che è la parrocchia che alcuni di voi hanno conosciuto giusto un anno fa, quando morì mio papà, e lì abbiamo fatto il funerale, dove venne in trasferta anche padre Maurizio Botta a officiare. Vabbè, abbiamo parlato di fatti miei che veramente non contano nulla. Perché? Perché mi era stata fatta una domanda da uno di voi, e allora sono finito qui. Ecco Emanuela Pongiluppi, che non so cosa indica su YouTube. Ecco Elena Di Pietro, ecco Antonella Iuna, Marco Lobracco. Oggi, dicevo, volevo parlare di questo avvenimento perché per una volta non è solo il quotidiano La Croce ad avere in prima pagina la Marcia per la Vita. Si terrà fra 2 giorni,
noi parteciperemo alla Marcia per la Vita, no, senza insegne di partito, ma tutto il movimento del Popolo della Famiglia è impegnato. Intanto rispondo a Giuseppe Pecoraro, che dice: quando sei a Grugliasco, allora se a Crema sono il 24, mi pare che a Grugliasco sono il 26. Sì, mi pare che sono il 26 a Grugliasco. Saluto Raffaella Di Nolfi, che è candidato a Ischia. Saluto Paolo Ruotolo, saluto Melania Simoni. Stefano Tommaso continua a dirmi che è il santo preferito di tutti i tempi, tolti eventualmente i papi dichiarati santi. Beh, Giulio II non è stato dichiarato santo, quindi ti ho già risposto. Giovanni Mazzotta dice: senza insegne. Sì, gli organizzatori del pop della Marcia per la Vita, che non siamo noi, noi stiamo collaborando organizzativamente, ma non siamo gli organizzatori, ci hanno chiesto di non essere presenti con i simboli di partito, perché è una marcia non partitica. Ci saremo però in maniera molto evidente, anche perché ci sarà uno stand del quotidiano La Croce proprio al punto di arrivo sui fori imperiali della marcia stessa, che sarà un punto di ritrovo per tutti noi ovviamente, e insomma chi partecipa ci si ritrova intorno allo stand del quotidiano La Croce. Saluto Luigi Rainò, saluto Federica Vacca, saluto Stefano Tommaso. Adesso mi chiedi il santo, vabbè, ragazzi, San Domenico Savio, così ho risposto anche a questo, il mio santo preferito. Poi saluto Massimo Cucciolotti, e dicevo, non c'è solo sul quotidiano La Croce, per fortuna oggi ho trovato la notizia in prima pagina anche su alcuni quotidiani laici. Dunque l'ho trovata sul prima pagina sul Tempo, una cosa, il quotidiano di Roma importante, l'ho trovata in prima pagina sulla Verità, insomma, facendo rassegna stampa oggi ho trovato un discreto numero di articoli con attenzione alla Marcia per la Vita. Fosse un'occasione per veder ripartire una riflessione intorno al tema dell'aborto, cogliamola, sabato partecipiamo massicci, è importante. Tanto vedo arrivare anche Davide Vairani, oggi protagonista di una pagina molto bella sul quotidiano La Croce, vi segnalo sempre la lettura del quotidiano La Croce perché è utile. E tra l'altro potete leggere molto spesso Davide Vairani, che è una penna davvero eccelsa, e oggi incrocia due scrittori, due nuovi scrittori, diciamo, si chiamano Filippo Fiani e Laura De Bolini, sono marito e moglie, li conoscete bene, sono nostri amici, hanno scritto un libro, Il Centublo qua giù, che esce in questi giorni, e la presentazione la fa Davide Vairani oggi sul quotidiano La Croce. C'è Anna Ciappa, c'è Terenzio Zaghis, c'è Jorge da Costa da Genova. A Genova andrò a fare l'8 giugno una chiusura di campagna elettorale che mi costa molto. L'8 giugno è anche l'organizzata la festa di compleanno di mia figlia a Roma, e io sarò a Genova e non sarò a Roma con mia figlia. La cosa mi pesa moltissimo, però ho spiegato alla piccola e anche alla madre, che è un po' incavolata, che la chiusura della campagna elettorale per un presidente di movimento politico è rilevante, e dunque l'8 giugno sarò con i miei amici genovesi a battermi per il candidato sindaco Stefano Arrighi, candidato sindaco a Genova, nella città più importante d'Italia in cui si vota, 700.000 abitanti, e dunque sarò a fianco degli amici del Popolo della Famiglia di Genova l'8 giugno. L'11 giugno sera, lo dico per chi volesse, lì i risultati elettorali del Popolo della Famiglia li troviamo, li incontriamo tutti insieme con un coordinamento romano, che si riunisce proprio l'11 giugno alle 21.45 per seguire tutti insieme i risultati elettorali del Popolo della Famiglia. Saluto Don Francesco Morcavallo, che mi chiede una riflessione sull'aborto anche alla luce di quanto successo a Roma 3 con la censura Gianna Gessen. Anche su questo fatemi rimandare al quotidiano La Croce, siamo l'unico quotidiano che mette in prima pagina la vicenda della censura a Gianna Gessen, un fatto davvero scandaloso. Ricordo che per oggi era prevista una iniziativa con Gianna all'Università Roma 3, all'aula 17 della sede di Via Ostiense. Improvvisamente il consiglio dei docenti del dipartimento ha preteso una riunione in cui all'unanimità è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo dell'aula. È un atto vergognoso,
non è il primo atto vergognoso che viene fatto nei confronti dei cattolici all'Università di Roma, figuriamoci, non fecero parlare neanche Papa Benedetto XVI, quindi immaginiamo. Io stesso, quando sono andato in università a presentare Voglio una mamma, ho subito manifestazioni, bombe carta, fumogeni, cose folli, insomma è un clima pesantissimo. L'ho detto e lo ripeto oggi, l'ho anche scritto oggi in prima pagina sul quotidiano La Croce. Allora, intanto fa bene Paolo Biasanisi Zingarello che ricorda che l'iniziativa con Gianna Gessen oggi si farà comunque alle ore 16 alla Cappellania Universitaria nella Basilica di San Paolo. È un'iniziativa degli Universitari per la Vita, è sponsorizzata da Citizen Go, mi pare che ci partecipa anche Notizie Pro Vita di Tony Brandi, quindi seguite l'iniziativa comunque alla Cappellania Universitaria alle ore 16 nella Basilica di San Paolo, quindi non nel comparto universitario di Via Ostiense, un pochino più in là alla Basilica di San Paolo. Ho detto e ho scritto anche sul quotidiano La Croce, questa è la fotografia della nostra condizione. Se noi non abbiamo rappresentanza, ma affidiamo la nostra rappresentanza a terzi, cosa succede? Che gli organi in cui non abbiamo rappresentanza si riuniscono e all'unanimità, quindi docenti di destra, di centro e di sinistra, decidono che noi non dobbiamo parlare. Se non hai direttamente rappresentanza, quindi non sei presente nei luoghi dove si decide, le decisioni sono ormai assolutamente ostili ai cattolici. Oggi sul quotidiano La Croce abbiamo anche un articolo di Elisabetta Frezza che difende la manifestazione di Reggio Emilia contraria al gay pride organizzata dai cattolici. Ebbene, cosa succede? Anche lì a Reggio Emilia siamo privi di rappresentanza al comune, perché è il comune che decide, il sindaco va al gay pride non solo, ma è previsto tra i relatori dal palco. Noi non abbiamo presenza, che succede? La manifestazione dei cristiani viene addirittura minacciata di non essere autorizzata. D'accordo? Perché fa tanta paura Gianna Gessen? Perché fa paura la manifestazione di cui parla oggi Elisabetta Frezza sulla croce? Perché è manifestazione ispirata cristianamente. Noi di questo dobbiamo aver capito, dobbiamo averlo capito. Dobbiamo essere nei luoghi dove si decide, nel Consiglio Comunale di Reggio Emilia, così come negli organi universitari che decidono queste prese di posizione all'Università Roma 3, così come in Parlamento. È la logica del popolo e della famiglia. Se vogliamo fermare questo meccanismo, che è un meccanismo che vuole imbavagliarci, o addirittura mandarci in galera con le famose leggi Scalfarotto, ieri proprio abbiamo parlato della giornata sull'omofobia, di come si è costruita per puntare il dito contro di noi. Se non vogliamo questo, dobbiamo avere rappresentanza nei luoghi dove si discute. Questa è l'unica strada con cui ci salveremo dall'abbraccio mortale con il bavaglio silenziante che vogliono piazzare su ogni nostra iniziativa. Lo ripeto, oggi pensate a questa censura gravissima a Gianna Gessen, pensate alla vicenda della manifestazione di Reggio Emilia, pensate allo schema ormai chiaro che ieri nella giornata sull'omofobia è stato presentato. Chi non è d'accordo con le nostre istanze a favore del matrimonio gay e l'utero in affitto è un omofobo. Sei omofobo, ti faccio la legge contro l'omofobia. Con la legge contro l'omofobia, il presidente di un'associazione come il Popolo della Famiglia, che peraltro sarei io, si becca 6 anni di galera per istigazione all'odio omofobico. Tutto molto semplice, il reato non c'è. Io non sono un omofobo, cioè non ho paura degli omosessuali e non ho mai istigato alla violenza nei confronti degli omosessuali, però basta che un giudice valuti diversamente a fronte di una denuncia che sicuramente arriverebbe da parte delle nostre, diciamo così, controparti ostili e la galera si aprirebbe e a quel punto ovviamente silenzierebbe ogni possibilità di resistenza rispetto alla cultura della morte. Le possibilità di esistenza offerte dai convegni come quella di Gianna Gessen, dalla Marcia per la Vita di domani, dall'iniziativa di Reggio Emilia e tante altre cose che vengono minimizzate, silenziate o vietate, addirittura vietate, per non far sentire la nostra voce.
Luigi Cazzola ha letto la croce e sa che c'è un'operazione di forzatura sulla legge elettorale per mettere lo sbarramento al 5% e cambiare la legge elettorale. Non credo che avverrà, come ho spiegato sulla croce oggi. Credo che alla fine il quadro si orienterà sul proporzionale col 3% di sbarramento. Comunque siamo pronti a seguire ogni iniziativa, anche una legge elettorale come quella proposta dal PD vedrebbe il Popolo della Famiglia in una posizione assolutamente determinante, col 50% di collegi uninominali e 50% di proporzionale. Noi siamo in grado di condizionare in maniera determinante ogni elezione nei collegi uninominali. Quindi per il Popolo della Famiglia qualsiasi legge elettorale, a fronte ovviamente di un risultato elettorale decente alle prossime amministrative, ed è la ragione per cui l'11 giugno bisogna votare Popolo della Famiglia in tutta Italia, quindi a fronte di un risultato importante Popolo della Famiglia l'11 giugno, avremo la possibilità di condizionare le prossime elezioni. Allora, Lorenzo Bloise, io l'avverto, sta qui a fare il trollaggio. Tu stai qui a fare il trollaggio finché io non premo con un bottoncino il ban al tuo nome. Quindi o ti comporti in maniera decente o verrai bannato, questo è ovvio perché i troll non trovano ospitalità in questa sede. Quindi saluto Melania Simoni, saluto Bella Lavanda, saluto Piera Giacometti. Saluto Giuseppe Focone che ieri ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione della lista del Popolo Famiglia a Melito in provincia di Napoli. Saluto Sara Campagnari, saluto Elena Di Pietro che ricorda come Nicola Pasqualato abbia ricordato che è finalmente pronto il documento programmatico del PDF sul gender nella scuola e biblioteche per genitori e candidati. Diffondete e buona raccolta. Firmate. Allora, andate da Nicola Pasqualato per questo documento. Saluto Anna Ciappa, saluto Anna Bartorelli, Claudia Brignoli. E dunque, il messaggio di questa puntata di Stampa e Vangelo, lo ripeto per chi si fosse connesso oggi, è partecipate alla marcia per la vita del 20 maggio, cioè di dopodomani. Dopodomani è una prima grande occasione per far ascoltare le ragioni della cultura della vita e contrapporre alla cultura nichilista e mortifera dell'aborto e dell'eutanasia. Esserci in tanti vuol dire dare una grande occasione all'avanzata di questa riflessione culturale. E il segnale positivo che può registrare Stampa e Vangelo, che è pur sempre una rassegna stampa, è che non siamo in prima pagina solo sul quotidiano La Croce con l'annuncio della marcia di sabato, ma siamo anche su Il Tempo di Roma, sempre prima pagina, sulla Verità, sempre prima pagina, e questi sono segnali incoraggianti. E dunque, allora, chi può, venga alla marcia per la vita, poi ci ritroviamo tutti attorno allo stand del quotidiano La Croce alla fine della manifestazione. La manifestazione comincia alle 3 di pomeriggio e la marcia si chiude ai Fori Imperiali. Ricordo a tutti, se potete, di fare un mi piace e un condividi a questa diretta. È arrivato anche Alessandro Cocco del PDF di Trieste, perché così questa puntata viene vista da più persone possibili e possiamo in questa maniera dare la notizia dell'iniziativa con la partenza, come ricorda bene al coordinamento editoriale Emanuela Pongiluppi Leuteri, alle 15 da Piazza della Repubblica a Roma, partenza da Piazza della Repubblica, arrivo ai Fori Imperiali dove trovate anche lo stand del quotidiano La Croce attorno al quale possiamo incrociarci. Vi chiedo un mi piace e un condividi alla diretta sulla vostra pagina in maniera che più persone possano sapere di questa importante iniziativa di sabato. Intanto ci ha raggiunto anche Alberto Cerutti, che è il candidato sindaco a Borgo Manero del Popolo della Famiglia. C'è Vladimiro Campello, candidato a Fontana Fredda, come ho detto, Corrado, che è candidato ad Avola. Sandra Fei ci assicura preghiere per tutti qui a Medjugorje, affidando tutti alla Vergine, grazie davvero. C'è Alex Zino che ci scrive da Conegliano, dove siamo impegnati con Lorenzo Damiano, candidato sindaco. Se non sbaglio, il 1° giugno sarò a Conegliano, quindi ho una raffica di iniziative una dopo l'altra che
che non mi fanno campare, come si dice, però insomma il 20 sono alla Marcia per la Vita, il 22 sono a Riccione, il 24 la mattina sono a Goito, il pomeriggio sono a Crema, il 26 sono prima a Grugliasco, il 27 sono a Savigliano, il 31 sono a Monza, l'1 sono a Conegliano, l'8 sono a Genova e insomma cerco di dare una mano a tutti i nostri amici in campagna elettorale per il sostegno fisico. Vengo fisicamente per chi vuole, per chi mi ritiene un supporto utile in vista della conclusione della campagna elettorale. Sapendo che ormai sono rimasti pochi giorni e dunque davvero gli slot sono esauriti, insomma. Stamani i capelli hanno raggiunto la perfezione, dice Stefano. Beh, sta morendo al cespuglio atomico ormai. Ci metto qui una granata e forse mi pettino meglio. Vabbè, insomma, questi sono ragazzi. Per fortuna non me li tingo perché c'è qualcuno che dice pure che mi tingo i capelli. E invece è tutto natura, diciamo, insomma. Tutto bulbo pilifero, ecco. Stasera ricordiamo che c'è per il PDF di Roma il secondo degli incontri del corso di formazione politica sulla dottrina sociale della Chiesa. Questo è il corso organizzato da Giuseppe Brienza. E dunque chi vuole stasera può partecipare a Via dei Genieri dalle 21 al corso del PDF di Roma sulla dottrina sociale della Chiesa. Secondo incontro, l'avvio della scuola di formazione l'abbiamo fatto con una mia lezione, con una più aulica lezione ancora di Giovanni Marco Tullio, giusto 3 settimane fa, prima della presentazione delle liste. Il corso non si può fare online, lo dico a Corrado, però il format vedremo di esportarlo poi su vari territori, una volta che l'avremo rodato, grazie proprio all'attività di Giuseppe Brienza e alla partecipazione dei dirigenti del popolo, della famiglia Roma. Gerardo Astore dice: bulbi piliferi toccati dal santo Giovanni Paolo II. Esatto, quando avevo 7 anni, in effetti, il Papa mi mise proprio una mano qui sulla testa, insomma, e con una carezza molto amorevole e paterna, evidentemente il bulbo pilifero ne ha tratto beneficio. Saluto Marco Recchiuti che è arrivato, Milena Brindisi Trabona. Allora vi chiedo, lo ripeto, un mi piace, un condividi alla diretta per far arrivare la notizia della nostra partecipazione alla Marcia per la Vita di sabato in tutto il territorio nazionale. C'è anche Angelo De Salvatore che dice: siamo sempre di più, stavolta sorprendiamo molti denigratori, avanti popolo, avanti tutto. Ovviamente i denigratori smetteranno di denigrare quando vedranno i risultati dell'11 giugno, vedranno quanti siamo e diranno: ah cavolo, forse questi arrivano da qualche parte. E poi se ne accorgeranno però troppo tardi, se prima hanno fatto i denigratori e poi vorranno salire sul carro dei vincitori faranno un errore. Saluto Marilisa Tessari, Marianna Puzzo, Giuseppe Arena che è candidato a Monza nel Consiglio Comunale con la lista del Popolo della Famiglia. Silvia Lodà ricorda che il corso è organizzato da Giuseppe Bienza e Sara Deodati ed è riservato agli iscritti al Popolo della Famiglia, così ricordo anche che i tesserati al Popolo della Famiglia hanno, diciamo così, un trattamento di favore, oltretutto sono gli unici candidabili alla Camera e al Senato, come ovvio. Dunque vi invito a diventare tesserati del Popolo della Famiglia, le modalità le trovate online insieme al nostro statuto, quindi potete scegliere come tesserarsi al Popolo della Famiglia, cercate su Facebook, su Google e trovate tutte le indicazioni. Luigi Cazzola ha saputo della consacrazione a Maria del nostro movimento. Abbiamo fatto la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria il 16 maggio in Santa Maria Maggiore, ed è stato ovviamente un passaggio decisivo. Il compleanno di San Giovanni Paolo II abbiamo già ricordato, oggi compierebbe 96 anni San Giovanni Paolo II, oggi però anche il compleanno del nostro amico Danilo Leonardi. Che non ne fa 96, ne fa qualcuno di meno, pochi, scherzo, ma gli facciamo davvero tanti auguri anche al nostro amico
Danilo, un abbraccio forte a Danilo Leonardi, una delle colonne del popolo, della famiglia. Anna Ciappa ricorda che lei c'era alla cerimonia di consacrazione del popolo e famiglia al Cuore Immacolato di Maria il 16 maggio del 2016 in quel di Santa Maria Maggiore. Eravamo in molti, è stato un momento molto toccante. Ringrazio tutti coloro che vorranno fare mi piace e condividi alla diretta di oggi. Continuiamo, come dice Gerardo Astore, finché nuotiamo controcorrente non smetteranno mai di denigrare, anzi aumenteranno. Quello che ci intristisce è un po' il fuoco amico, e al fuoco nemico siamo abituati, ma sotto lezioni si moltiplica il fuoco amico e questo non ci piace. Elena Di Pietro chiede preghiere per sua suocera che ha tre tumori e non sta bene. E lei non potrà partecipare alla Marcia per la Vita per questo, sicuramente grandi preghiere per la suocera di Elena e preghiere anche per Pino, il marito della nostra Loredana, che guida il circolo del popolo famiglia a Pescara, che ci ha lasciato ieri, purtroppo, dopo un incidente domestico ad appena 53 anni. E dunque una preghiera davvero per la sua anima. Siamo ovviamente una grande famiglia di migliaia e migliaia di persone e arrivano i lutti, è inevitabile. È morto qualche settimana fa anche il candidato sindaco che avevamo a Novara l'anno scorso, si chiama Paracchini. Con lui prendemmo il 2,19% a Novara, un risultato straordinario. Davvero abbiamo i nostri amici che ci aiutano e ci guidano dal cielo e con l'affetto, la preghiera e il calore per la nostra Loredana, chiediamo a Pino che ora vede, di intercedere presso il Padre per tutti noi. C'è Saimir che è arrivato dalla lontana Umbria a seguirci, lo saluto, fai mi piace e condividi la diretta di oggi, è particolarmente importante per la Marcia per la Vita di sabato. Saluto Angelo De Salvatore, con Saimir e una piccola delegazione degli Umbri. Ci vediamo prima della Marcia per la Vita, proprio sabato, per fare il punto anche sulla presenza del popolo e famiglia in Umbria. Saluto infine Silvia Lodà che ci dà la buona giornata e dice forza, uniti sempre e avanti nella verità. Vi chiedo un mi piace e un condividi alla diretta, salutando anche Davide Fontana che si è appena collegato. Vi do appuntamento alla puntata di domani, venerdì, l'ultima prima del pop, della puntata della Marcia per la Vita. Saluto Bobak Falamachi, Marco Graziola che si corregge, gli anni di San Giovanni Paolo II sarebbero 97 oggi, il compleanno. Saluto Giuseppe Arena e ricordo dunque a tutti, anche oggi è arrivato anche Guido Mastrobuono, autore di Economia e Vangelo qui su Popolo della Famiglia TV. Ricordo a tutti che la censura su Gianna Gessler non è stata efficace al punto da non farla parlare, parlerà oggi alle 16 alla Cappellania Universitaria, mentre noi ci ritroveremo appunto sabato alla Marcia per la Vita. Domani ci ritroviamo invece regolarmente per la puntata di Stampa e Vangelo. Saluto dunque Giovanni Mazzotta, Alessandro Cocco dal lembo di terra orientale di Trieste, Omar Ottolelli che arriva da quel di Arezzo. Saluto che è un importante docente universitario, quindi lo saluto con particolare affetto. Saluto Claudia Brignoli. Saluto Silvia Lodà che ricorda che l'appuntamento per oggi con Gianna Gessen è a Piazzale San Paolo 1 alle ore 16. Ripeto, Piazzale San Paolo 1 alle ore 16. Saluto Stefano Mattacchioni e con questo do appuntamento a domani. C'è anche il direttore Pio Cerocchi, mio primo direttore quando lavoravo al quotidiano Il Popolo, persona di straordinaria sensibilità e poeta e pittore, mi viene dire anche questo perché persona davvero straordinaria, di grandissima intelligenza, cultura storica, cultura giornalistica, viene da Avvenire dove ha lavorato per molto tempo con la vecchia guardia, poi
poi arrivò a diventare direttore del popolo. Io lo incontrai in quel territorio. Anna Russo ci ricorda che 2 mesi fa morto anche Franco Marcello Rossi, anche lui sostenitore del popolo e della famiglia. Un abbraccio e preghiere per i nostri defunti, un abbraccio e preghiere per la riuscita della Marcia per la Vita del 20 di maggio, di sabato, tra 2 giorni, dopodomani. Ci troviamo tutti lì con chi può. Da Maria Rinolfi, una buona giornata a tutti. Ci ritroviamo con Stampa e Vangelo domani, sempre alla stessa ora, qui su Popolo della Famiglia TV.